Gli highlights della partita sono presentati da Atlantic, Hotel e Centro Congressi a Borgaro, Vistax, Digital and IP Solution, BBBell, l'internet provider che cercavi, Fitness First, la tua palestra, GB Job, agenzia per il lavoro, Enoteca La Cantinetta, via Buenos Aires 73, Torino, Luci LED, Corso Moncalieri 336, Torino. Angolo adesso per la Fiorentina, attenzione perché la palla rimane lì e Perusa riesce all'ultimo momento ad acchiappare la sfera, la formazione granata che presenta invece un tridente in attacco con Di Pietro, Mielo e Maiorano. Attenzione perché ci prova in questo momento Bovolenta, viene messo giù, punizione dal limite per il Toro, i giocatori del Toro vorrebbero rigore. Alessandro, tu hai visto meglio di me? Ma no, la questione è che a un certo punto la palla potesse essere schizzata sulla mano del portiere Viola, quindi gli sarebbe stato ovviamente anche espulsione. Attenzione perché il Toro ha una buona occasione, adesso si addormentano i difensori della Fiorentina. Parte il lancio in mezzo, il portiere del Toro di pugno sbaglia l'uscita e c'è il gol da parte della Fiorentina con il capitano Michele Camporese. Parte il cross in mezzo che invece è un tocco corto per Ippolito, Ippolito carica il tiro e ci mette la punta delle dita Matteo Bacciosi, ci prova il Toro adesso con Mielo che intende di rigore, Mielo diagonale, la palla esce. C'è anche Ippolito, vediamo di chi sarà la conclusione. Parte il tiro di Moscarino, alto, sopra la traversa. La palla sulla sinistra verso Mielo, Bovolenta e Maiorano si posizionano al centro della terra di rigore. Ma Mielo prova e poi Oilotti e c'è secondo me rigore, però non viene fischiato. Molta discrezionalità sul fallo di mano e questo ovviamente comporta dei anche problemi. cecità in questo caso. Attenzione perché adesso la Fiorentina ha un'occasione con il giocatore maglia numero 8, De Vitis. Attenzione perché ha battuto subito la Fiorentina. Conclusione a botta sicura di Calaro, poi De Vitis. Grande, grande salvataggio in angolo da parte di Moscarino. Parte il cross in mezzo, buona e c'è gol di Scaglia, pareggio del Torino. Parte adesso la punizione di Calaro in porta e Brusa la respinge con un tuffo plastico sulla sinistra. Adesso nuovamente Oilotti che batte la palla in mezzo, primo palo, colpo di testa traversa, incredibile da parte di Filippo Scaglia, nuovamente lui. Parte la punizione di Oilotti, sembra troppo verso il portiere, c'è il colpo di testa alto da parte di Maiorano. Fuori Ippolito nel Torino, Scaglia anche lui oramai è avanzatissimo, la palla si combatte sul terreno di rigore, Benedetti per Mielo, viene fermato proprio all'ultimo da parte di Gianluca Romiti con un intervento che vale un gol. Nonostante l'ottima prova, il Torino non ce l'ha fatta. Torino Fiorentina 1-1, passa la Fiorentina.